Hanno distrutto porte d'armadietti, spaccato vetri e scaricato due estintori sulla merce. Spargendo questa polvere che è andata in tutto il mercatino, anche alla parte dei mobili, quindi assolutamente dove non vai a cercare soldi o quant'altro, è furtiva. E ci ha provocato diversi danni. Un furto ed un atto vandalico al mercatino solidale Emmaus di Laterina, comunità che esiste dal lontano 1972 e che quindi quest'anno compie i suoi primi 50 anni. Rubare un po' in casa dei poveri è quantomeno fuori luogo, insomma, molto strano, quindi sicuramente temiamo invece un po' un atto intimidatorio di ritorsione per quello che facciamo quotidianamente da quasi 50 anni, cioè aiutare, cercare di dare un'opportunità a persone fragili. Mi spiace perché ci sono persone che stanno dedicando la loro vita all'inserimento degli altri, questa parola altri ultimamente fa molta paura, evidentemente perché non si è soddisfatti di noi stessi e quindi si cerca di attribuire agli altri le colpe di tutto. Oltre a lasciarsi alle spalle gli atti vandalici, i malviventi sono riusciti anche a portare via alcuni oggetti di valore e qualche migliaio di euro. Era qui una specie di cassettina grande, un po' quanto questo cosa. C'erano circa 2.000 euro che erano i soldi di alcuni incassi e poi un fondo cassa che teniamo sempre per le emergenze. La comunità non ha telecamere di sicurezza o altri dispositivi antifurto. L'episodio è stato già denunciato ai carabinieri. Non è stato solo un furto in casa di un privato. Emmaus è un luogo pubblico, è un luogo di speranza e di riscatto sociale. Quindi non vogliamo assolutamente che passi il messaggio che noi ci lasciamo intimorire da questi atti vandalici. La comunità comunque ha deciso di non arrendersi e nonostante tutto questa mattina si sono aperte le porte del mercatino solidale. Questa è la nostra risposta affermativa e di pace a un atto violento ricevuto. Questo è il messaggio più grande che vorremmo lanciare. L'intero ricavato della vendita straordinaria di questo sabato sarà destinato a favore della campagna Obiezione alla guerra del Movimento Italiano Non Violento per sostenere gli obiettori di coscienza russi ed ucraini. Alle armi, all'invio di armi e a queste politiche violente, Emmaus, il nostro stile, cerchiamo di invece favorire delle alternative concrete, dei progetti di pace concreti. Io l'ho visto fin dalla nascita in Emmaus, è come casa mia, voglio bene.